attenzione, calcio di rigore per il Borussia Mönchengladbach, fallo di Diaz su Hermann, rigore per la formazione tedesca, tra qualche istante verrà battuto e pronto l'austriaco Stranzl, il capitano della formazione Borussia Mönchengladbach, indubbiamente rigore netto, pronto Martin Stranzl, 4 gol in campionato per lui, il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento, parte Stranzl, tiro, rete, niente da fare per Marchetti, ha concluso di potenza sotto la traversa Stranzl e al 17° del primo tempo il Borussia Mönchengladbach si è portato in vantaggio, Borussia 1 Lazio 0. La Lazio ha pareggiato al 12° della ripresa, sta giocando con grande personalità la formazione di Vladimir Petkovic, cross dalla destra di Candreva, tutti a marcare Kozak, i difensori del Borussia Mönchengladbach hanno liberato in pratica Flockari che nel cuore dell'area di rigore al volo con il destro ha depositato il pallone sotto la traversa, dunque al 16° della ripresa, situazione di parità al Borussia Park 1-1 Borussia Mönchengladbach e Lazio, dotto. La Lazio è in vantaggio al 19° ha segnato il bomber di Coppa Libor Kozak, azione nata da Flockari, pallone corto in orizzontale per Lulic, il cross del bosniaco per Kozak che ha anticipato il suo marcatore diretto Browers e con un esterno destro al volo ha depositato il pallone in rete alla sinistra di Ter Stegen, la Lazio ha ribaltato il punteggio ma lo avevamo detto, stava giocando con grande personalità. Bene, allora... c'è un terzo calcio di rigore per il Borussia Mönchengladbach, il fallo su De Jong, parte la conclusione, questa volta è gol 2-2 tra Borussia Mönchengladbach e Lazio, ha segnato Marx al 39° della ripresa. Il Mönchengladbach si è portato in vantaggio con una punizione del venezuelano Arango, cambia ancora il punteggio, 43° della ripresa, Borussia Mönchengladbach 3, Lazio 2. Attenzione la rete di Kozak, 3-3, incredibile partita al Borussia Park, il colpo di testa di Libor Kozak a 45 secondi dal termine, un gol di Kozak pesantissimo, 30 secondi al termine di una partita incredibile, 3-3 tra Borussia Mönchengladbach e Lazio.
ancora per Strauss, che poi sbaglia, va via la Lazio con Candreva, tutto solo, rete, Lazio in vantaggio, Candreva, nono minuto, Lazio 1, Borussia Mönchengladbach 0, erroraccio di Dominguez, via libera per Candreva, Lazio in vantaggio sul Borussia Mönchengladbach, 1-0. C'è Radu che vince un contrasto, pallone sul sinistro, la conclusione del rumeno, lo trattiene il portiere, arriva sotto misura e trova il gol del 2-0. Gonzalez, ancora un errore da parte del portiere Ter Stegen, il tiro di Radu non era irresistibile, Ter Stegen si è fatto sfuggire il pallone, in agguato Gonzalez che da dentro l'area piccola ha segnato il gol del 2-0. 32esimo, quasi 33esimo, si vende benissimo per la Lazio, 2-0. Lazio che dunque si qualifica agli ottavi di finale battendo per 2-0 il Borussia Mönchengladbach dopo il 3-3 in Germania di una settimana fa. Sarà Lazio-Stoccarda il 7 di marzo.